Hello guys, Renan here, benvenuti in questo video qui sul mio canale. Siamo su Sonic Lost World, finalmente, cavolo, l'avevo lasciato un po' indietro. Quindi effettivamente, signori, manca da un po', ma siamo nel nuovo territorio, le Frozen Factory, che è la zona 1, e l'andiamo subito a fare. Premetto che non mi ricordo come si gioca. Mi aspettavo una cutscene e invece no, però devo dire che è molto carino. Allora, facciamo un attimo un test dei tasti e taglio. Ok, signori, ci siamo. Mi ricordo più o meno come si gioca e questo dovrebbe bastare a farci superare le cose brutte. Si scivola. Mannaggia a lui. Ok, e se io facessi così, quindi ne uscirà uno, almeno uno. Che cavolo, perché Sonic stava facendo la ballerina, pardon? Cioè, sono io che ho visto solo che stava piruettando in giro? O effettivamente succede? Oh my god! Oh, signori! Mi sono... Vi giuro... Ho avuto paura. Ok, sto entrando in un tubo. Sembra Super Mario, questo è... È Super Mario Lost World! Ok. Ok, abbiamo preso il checkpoint, quindi vai così, si corre. Ma teoricamente potrei anche non saltare. Sì, infatti, potrei anche non attaccarle le cose. Dovrebbe andare lo stesso. Vi assicuro che non ci sto capendo niente, però in questo niente mi sembra figo. Fortunatamente non abbiamo lasciato il gioco con un boss da fare, perché sennò, signori, sarebbero stati volatili per diabetici. Era così la battuta? Se non mi sbaglio, sì. Ah, oddio, le nuvole, no. No, le nuvole, no, no, vi prego, no. No, 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 no. No, signori, no. Aiuto. Aiuto. Non so cosa sia quella cosa che ho preso, ma no. Ti prego, Sonic, salta. Bravissima, Sonic. Ok. Ok, signori, è terrificante. Vi assicuro, è terrificante. Ogni salto è un infarto. E non scherzo. Allora, dai. Facciamo le cose... No, 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 Sonic! Tutto da capo! Ok, ok, ci siamo tornati. Ecco perché sono caduto, perché queste cose si muovono. Dannate loro. Allora, ho scoperto che posso fare anche dei salti un po' più piccolini, vedete, così, senza caricarli, insomma. Quindi è molto buono, però qua dovremmo caricarlo, teoricamente. Bene, bene, bene. Quindi, carichiamo al massimo e passiamo su. Bene, ci prendiamo un po' di monete, che fanno sempre comodo. Perché queste non me le hai prese? Gli fanno schifo, Sonic. Sei troppo ricco. Ormai che hai lo yacht. Mannaggia, Sonic, mannaggia. Dai così, ormai c'ha lo yacht, signori. Non ne vuole più sapere i soldi, non gli servono più. Un riccio su uno yacht, però deve essere figo. Oh my gods. Ok, ok. No, signori, no, no, queste cose non me le dovete fare, però. Salta. Ok, che poi negli ultimi giorni un amico mi ha linkato una vine, spero sappiate cosa sono le vine, appunto su un riccio che raccoglie delle monetine e sembra tutto per tutto Sonic. Hanno messo anche la musichetta sotto ed è troppo figo. Vi consiglio di cercarla, dovreste trovarla facilmente su Facebook, quindi signori andate a cercarla. Per chi mi ha tra gli amici col profilo privato la dovreste vedere in bacheca. Ok signori, questo è tosto, vai così. Bene, bravo, bravo Sonic. Bravo così. Bravo così, vai così signori. Non dobbiamo cascare signori. Stiamo anche per prendere quell'uno. Dopo che l'abbiamo preso tutti in successione. Cosa succederà? Cosa abbiamo preso? Una vita. Sì, una vita. Yes. Abbiamo passato le nuvole, 6 anni. Dove stiamo andando? Fatemi correre, please. Oh, ok, checkpoint signori. Si corre scivolando per di più. Sonic, per piacere, grazie. Vai dritto. Io ho il dito che trema e Sonic trema insieme a me. Questa cosa è un po' strana, però andiamo avanti. Ennesimo tubo, ennesimo checkpoint. Oh, oh, mannaggia lui. Mannaggia. No, 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 no. Allora, pensiamola bene. Allora, io vi voglio bene, signore spine. Non è vero. Però se voi non mi uccidete, forse vi voglio più bene. Oh, là così, via, altro tubo. Ieri, questi livelli durano effettivamente una vita. Se vi ricordate i livelli di Super Mario World e di Super Mario 3D World, ovviamente, erano decisamente più corti. Questi sono molto molto più lunghi e anche molto molto più difficili. Devo dire la verità che non so paragonati quali preferisco. Anche perché quello è davvero un bel gioco. Però questo, devo dire la verità, secondo me è stato un po' ignorato in quanto Sonic purtroppo non va più molto.
Però è davvero un ottimo titolo. Oddio, ci sono delle cose migliorabili, però anche qua tutto... Ah! Sono stato schiacciato. Oh my gosh, dobbiamo... No, da qui. Oh, cavolo. Ok. Ok, signori, facciamolo come like a pro proprio. Guardate, guardate, guardate. Vedete, allora non ero pazzo. Davvero ha girato con la piroetta. Sonic, perché fai queste cose? Sonic, devi dirci qualcosa? Sei improvvisamente passato all'altra sponda, per caso? Esatto, ci siamo persi. Benissimo. E adesso? Ho una mezza idea, signori. Assecondatemi che forse riusciamo a capire. Allora, prendiamo questo. Adesso torniamo indietro. Vi faccio vedere. Forse ho capito cosa dobbiamo fare. Forse. Ok, adesso lo usiamo qui, signori. Vedete che, teoricamente, usando su quei cristalli là, ci porta ad altri punti. Esatto. Oh, avete visto? Cavolacci. Ecco cosa non ci tornava. Ok, ci ho fatto caso solo adesso che erano dello stesso colore, purtroppo. Vabbè, non fa niente. Probabilmente taglierò in post editing, fortunatamente. E andiamo avanti. Non so assolutamente dove cavolo siamo, però effettivamente non è tanto intuitivo quella cosa, eh. Almeno non così tanto. Ma qua io so dove stiamo andando. Ci eravamo andati con quel... con quella specie di marchingegno. Ma qua ci sono altri... Ok, guardate. Qua ci sono altri amici cristalli. Quindi vai sul cristallo. Non so dove ci stia portando. Signori, sto impazzendo io a questa visuale. Ok. Perfetto. Gira, 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 gira. Hola! Finalmente! È andata così. Ok. Signori, abbiamo fatto un solo livello in questo episodio, lo taglierò moltissimo, probabilmente non verrà molto lungo, anche perché questo video uscirà alle 14. Vediamo se c'è una cutscene, ce la godiamo e poi ci vediamo nel prossimo video. Non sarà un tantino esagerato? Cavolo, ma di quanti macchinari militari hai bisogno? Oh, Eggman, che cos'è che vuoi? Anche lui ha ragione. Guarda che bello Tails. Grazie mille. Ah, chissà. Preferivo di gran lunga quando cercavo di farvi fuori. La sensazione reciproca, faccia d'uovo. Signori, si stanno incazzando. Tails, fai il bravo. Sei tanto puccioso quanto devi essere bravo. Ok. E non pensi che possa farlo? No, io mi fido di te. È solo che... No, non è vero. Aia. Aia, signori, questo è brutto, eh. Finalmente. L'ha riconosciuto, però. E hanno ragione anche loro. Signori, noi ci vediamo al prossimo video. Lasciate un like, un commento, un enjoy. E Clarence con voi. Bye bye.